Usi lunghi tra negozianti e turisti per la chiusura temporanea del Ponte Vecchio, affari a rilento e gite rovinate. Case di riposo di Bassano come le banche, un avvocato per monitorare i debiti e l'inserimento degli ospiti. Un'altra strage di bestiame di fronte alle melette di Gaglio, allevatori sempre più esasperati. Finalmente al via le bonifiche che precedono la demolizione dell'ex base NATO di Cimagrappa. Una banca del tempo per mettere a frutto gli orti sociali a Cittadella, dal prossimo anno un nuovo progetto. Buonasera e ben trovati a questa edizione di TG Bassano. Parliamo del ponte, chiuso, nessuna novità, tutti i sacrifici naturalmente si sopportano purché il simbolo della città torni al suo splendore, ma è inutile nascondere che in pieno periodo turistico per i commercianti e anche per gli stessi turisti i problemi non siano indifferenti. Semaforo rosso, lavori in corso sul ponte di Bassano. Sono pochi giorni di pazienza, però sono giorni di passione per i negozianti del posto che si trovano senza lavoro e sono giorni anche di dispiacere per molti turisti che arrivano qui e devono fare a meno del ponte di Bassano. Il ponte è chiuso per lavori e riaprirà nel giro di pochi giorni, ma il fatto che il monumento sia interdetto al pubblico per gran parte della giornata rappresenta un problema tanto per i commercianti del lato angarano quanto per i turisti che, ignari, si devono accontentare di una visione molto parziale del ponte. Per i primi l'unica cura è stringere i denti e aspettare che passi il periodo di chiusura, ma per i visitatori, che magari vengono anche da lontano, la delusione è palpabile. Ponte chiuso, le dispiace? Moltissimo! Forse adesso ultimamente non c'ero qua a Bassano, per quello non potevo sapere che è chiuso. Sono venuta qua tranquilla, dovevo attraversare e guardare anche un po' da una parte all'altra. Sapeva del ponte chiuso? Sì, sapevo, lo conosco benissimo, quindi sono venuto lo stesso e me torneremo dietro. È bello anche da chiuso comunque. Non c'è dubbio, non c'è minimo dubbio, bellissimo. Voi lo sapevate? No, ci dispiace, lo vedremo da lontano. Sarà per la prossima volta. Per la prossima, ciao. Peccato. Il ponte chiuso porta tanti disagi, ma l'attuale governo che abbiamo porta disagi superiori a quello che è quello del ponte. No, questo, diciamo, siamo passati dal ponte chiuso all'alta politica, invece noi parliamo delle case di riposo di Bassano, abbiamo visto che sono sempre più vicine alle aziende con l'esternalizzazione di molti settori, anche quando queste, come quelle di Bassano, naturalmente fanno riferimento al pubblico. Ma ancora più vicino a un'azienda privata, se non a una banca, è il fatto che viene scelto ora un avvocato per il recupero crediti e anche addirittura per monitorare, diciamo così, l'inserimento degli ospiti. Non c'è solo l'esternalizzazione spinta di molti servizi essenziali delle case di riposo bassanesi a porre la questione di questi servizi pubblici in un mondo sempre più coinvolto per forza demografica verso i servizi da dedicare alla terza età e alle strutture di assistenza. Dopo avere di fatto appaltato all'esterno servizi di operatori sociosanitari e anche infermieristici di alcuni reparti, l'ISAC Cima Colbacchini il 31 luglio ha chiesto di individuare un avvocato per quello che viene definito strategie difensive in ordine al recupero dei crediti del mancato pagamento delle rette da parte degli ospiti o dalle loro famiglie. Un'incombenza non certo divertente, ma che fa parte delle necessità delle cose. Più interessante però è la parte che riguarda quel che l'avvocato dovrà fare mediante predisposizione di una procedura di inserimento degli ospiti ed il monitoraggio dei pagamenti che consente una tempestiva valutazione dei crediti. Insomma, una sorta di procedura preventiva che, rileggiamo quanto scritto, una procedura di inserimento degli ospiti. Diciamo un meccanismo che pare simile a quanto potrebbe fare una banca nei confronti di chi richiede un mutuo, solo che questa volta non si tratta di mutui e di banche, ma di rette per anziani spesso non autosufficienti in un istituto di assistenza essenzialmente pubblico. Anche di questo abbiamo chiesto lumi all'assessore ai servizi sociali Mavizzanata. Sinceramente le dico che anche questa notizia, come l'esternalizzazione di due reparti, mi giunge nuova, però sarà nostro compito verificare tutto e agire di conseguenza.
Noi abbiamo già fissato, e parlo al plurale perché io come assessore sociale e l'amministrazione in toto abbiamo fissato un appuntamento con il CDA e questo appuntamento sarà fatto a breve, brevissimo tempo, e in questa sede parleremo di tutte queste faccende e faremo chiarezza. A questo punto attendiamo anche noi l'incontro con il CDA per chiedere maggiori informazioni agli stessi vertici dell'istituto. Le istituzioni tendono a minimizzare il problema emergenza lupo, ma benché io abbia ovviamente, come potete vedere, una notevole somiglianza con Kevin Costner, a me di ballare con i lupi non piace troppo. Mi pare di aver visto un lupo, disse il papà in escursione con il bimbo in uno zaino sopra la malga slapeora alle pendici del Monte Fior sull'altopiano. Meglio non dirlo a mia moglie, ha pensato. Ed anche sua moglie ha pensato la stessa cosa, chissà, magari è un cane e poi mi dicono che faccio allarmismo. Invece eccolo qui, il lupo fotografato sopra Malgas Lapeur, e visto che a Malgas Lapeur il papà in questione era sottoscritto, permettetemi di tornare a ragionare sul predatore ritornato prepotentemente sull'altopiano di Asiago e a pormi la questione che i pastori e gli allevatori si stanno ponendo da tempo. Magari per me è solo una curiosità di tipo naturalistico, ma per loro è vita quotidiana ed ecco infatti le testimonianze di un nuovo raid predatorio dei lupi che circolano molto sui social e tra i telefonini di tutti i giornalisti locali. 7 capi abbattuti, altri dispersi, non dove si è notato il lupo sul Monte Fior, ma dall'altra parte della valle di Campomulo, in linea d'aria una manciata di chilometri. Sempre più reti, sempre un maggior numero di pastori a seguire anche di notte gli animali per cercare di proteggerli. È un'emergenza che ci si ostina a non chiamare tale, anche se dal punto di vista economico e del presidio del territorio lo è e come. Meno capi in alpeggio a causa della paura del lupo significano un passo indietro verso l'ennesimo abbandono della montagna, se non è emergenza questa. Foto che ci tengo a sottolineare, non ho scattato io quella del lupo, parte della base NATO che deturpa Cimagrappa, l'ex base NATO, viene bonificata in questi giorni, è propedeutico a finalmente l'abbattimento della base e la restituzione integrale del paesaggio. Resterà presto soltanto un lontano ricordo, l'ex base NATO posta lassù in alto in posizione strategica a oltre 1700 metri a Cimagrappa in attesa della definitiva demolizione. Sono iniziati i lavori di bonifica da parte della ditta ISO 2002 di San Pollo di Piave. I lavori hanno interessato nel dettaglio la canna fumaria, la centrale termica, le cisterne, le tubazioni, la pavimentazione contaminate da amianto. Anche in quella base infatti è stato usato molto Eternit e tutto questo dovrà finire entro la prima metà di settembre, perché subito dopo entrerà in azione il secondo reggimento del genio guastatori di Trento per la demolizione vera e propria del sito. Un sito strategico che per anni, dal 1968 in poi, ha rappresentato la difesa aerea della NATO con la sezione controllo radar, con il compito di proteggere lo spazio aereo nazionale, mentre la base missilistica era stata dislocata in località Forcelletto, Cismon, e gli uffici operativi in zona Cacornaro a Bassano. Un pezzo di storia che si sgretola dopo l'ordine tassativo quel 30 giugno 1976, che fu quello di abbandonare l'area, iniziando con lo spegnimento dei radar, una manovra di ristrutturazione generale dell'aeronautica militare, i primi accordi dopo il Vietnam. Da quel giorno non è più stata operativa e sono stati tanti nostalgici che avrebbero desiderato un recupero dell'area posta talmente in alto da faticare a vedere rasa al suolo. E invece parliamo di quel quotidiano degrado che però è sempre molto fastidioso. Il telespettatore ci segnala una vandalizzazione di quelle che a prima vista sono così comuni da passare nel dimenticatoio delle cose normali. Eppure è giusto che qualcuno ci spinga a non sottometterci alla stupidità, allo sfregio inutile. Siamo a Cassola, palestra San Giuseppe, non certo un'area dismessa ma un luogo frequentato, scuole, centri anziani, poste, molto movimento. In passato si è anche data l'opportunità di usare muri creativamente per dei bei murales, ma questo ai fanatici annoiati delle tag, degli scarabocchi inutili non basta, la loro
stupida firma di vuoto e di nulla l'hanno dovuta mettere ed ecco il decoro urbano andare a farsi benedire, ci segnala il telespettatore. Ci sono anche telecamere, ma contro l'imbecillità non basta il Grande Fratello. Solo prenderli sul fatto e pesare economicamente su di loro se maggiorenni o sulle loro famiglie sarebbe una certa forma di dissuasione. Per quanto riguarda il comune, per ora basterebbe un barattolo di colore e una mano di bianco. Si può fare? Si può fare senz'altro, probabilmente questa e altre segnalazioni possono arrivare al nostro TG Linea Aperta, WhatsApp 340 3218 379, mandateci foto, video girati sempre col telefonino in orizzontale, mi raccomando non in verticale, idem per le foto, e oppure come avete visto il nostro numero anche, il nostro indirizzo di mail. Parliamo di qualcosa che poi si muove dopo le vostre segnalazioni, come il taglio d'erba al parco Giovanni Paolo II Santa Croce a Bassano. Da giungla urbana a normale giardino in meno di 48 ore dalla segnalazione del nostro telespettatore. Al parco Giovanni Paolo II di Santa Croce le panchine soffocate dal verde tornano ad avere l'aspetto di una normale seduta cittadina. Il prato, da campo di mais di non identificate graminacee, ritorna ad essere un normale manto erboso, magari curato non in modo raffinato, visto che il telespettatore che ci manda le immagini sottolinea che l'erba è stata lasciata direttamente sul posto e non portata via. Certo, un po' di nostalgia per gli amanti dell'avventura rimane. E con il macete microfono eccoci qui in un parco pubblico cittadino. Ma alla fine meglio un parco giochi fruibile e non un nido di insetti, magari ripulito, che quanto visto fino a pochi giorni fa, chiedendosi come mai comunque si sia dovuti arrivare fino a un degrado del genere. Andare in pensione può voler dire molte cose, guardare il cantiere oppure darsi molto molto da fare, e dalla fascia prealpina, da Marostica, essendo sempre stati dei gran lavoratori, magari ci si sposta a Lignano. In mattina mi alzo, vorrei verso i 5, mi taglio la barba, mi lavo e dopo vado sotto a Messeggia, qua a Pisa, e comincio a fare il giro, a fare un po' di pulizia, perché se no dovrei camminare per niente. E invece camminando raccoglie i rifiuti che trova per strada. Ci scherza su, quasi stupito che la sua storia possa destare interesse, ma Giuseppe Maroso, classe 1946, sa bene quanto serio e per certi versi rivoluzionario possa essere il suo passatempo mattutino. Da un lato i tanti, per maleducazione o noncuranza, che gettano a terra cartacce, bottiglie e rifiuti di ogni sorta. Dall'altro quei pochi, per non dire gli unici, che si prendono la briga di pulire, per passatempo e gratis. Cosa trova per terra? Beh, soldi mai, solo 20 centesimi lo trovo fin adesso. Carte, indumenti, intera direi tutto. Una vita a lavorare tra Marostica e Asiago, dove vendeva frutta e verdura. Qui in vacanza Lignano ci viene da anni con la moglie e da quando è in pensione per mesi interi. Qualche tempo fa anche un'operazione al cuore e il monito del medico. Guarda, che dite che solo da leggere il giornale e non fare più niente e camminare. E mi ho camminato 4-5 volte con la moglie, ma dopo quasi mi vergognavo, e ora mi ho pensato, ora un cesto che non pesa niente, una pinza, e camminando do su 3 kg di carte, 5 kg, ma non è un peso, e appena che trovo il bidone svuoto, ecco. Che poi, quando il lavoro è ben fatto, si vede. Quando che mi arrivo in fondo a una piazza, a una strada, mi giro, e mi sembra allargare il cuore a vedere sta bella piazza pulita che prima non diceva niente. Invece dopo pulita è una soddisfazione. Al comune di Lignano Sabbiadoro non è sfuggita la presenza di un ospite così premuroso e altruista, al punto da premiarlo con un attestato ufficiale e qualche omaggio. Perché riteniamo che sia un caso unico, ovviamente. Non chiedo ovviamente che tutti vogliano emulare il signor Giuseppe, perché è inconcepibile, però prendere da lui un esempio non sarebbe assolutamente male, ecco. Mi capisce che anche se ti offepa un altro, si vende tutti stesso. Adesso la paura del giovane è fare qualcosa per un altro, gratis. Paura che Giuseppe non ha. Il suo timore, piuttosto, è di restare con le mani in mano. Vuoi? Neanche a parlare. Perché se non fa questo lavoro qua, vado a fare un altro. E mia soddisfazione più grande è lavorare. Come che fosse un gioco. E bravo il signor Giuseppe, noi parliamo di un'atletica speciale.
Grandi campioni, giovani promesse, atleti diversamente abili e normo dotati. Da sabato 31 agosto tutti, senza esclusione, saranno chiamati a scendere in pista. Scatta fra Bassano e Cassola la Super Atletica di fine estate, un trittico di gare ed eventi che prenderà il via con la prima edizione del meeting Serenissima, dedicato ad atleti paralimpici e normo dotati, che si alterneranno nel corso della due giorni di atletica leggera. Venerdì 6 settembre spazio al Fly Marconi, una gara di salto con l'asta in piazza Libertà a Bassano. Molti big si sfideranno nel Salotto Buono Cittadino in una gara che si preannuncia davvero spettacolare. A Bassano, io parlo di Bassano, sarà un grande spettacolo in Piazza Libertà, nel nostro Salotto Buono, sarà uno spettacolo penso incredibile, la rincorsa con la pedana da via Roma e poi di fronte alla loggetta, quindi sono convinto che sarà un grandissimo spettacolo per i cittadini bassanesi ma di tutto il territorio e per chi ama lo sport. A Cassola si tratterà di due eventi, uno prima e uno dopo il Fly Marconi, il primo questo weekend con il primo Serenissima Paralympic Meeting, in cui si alterneranno nello stadio, quindi in pista atletica, atleti sia normodotati che paralimpici e di grande calibro, quindi già una cinquantina di atleti che potranno cimentarsi nelle varie specialità dell'atletica. È un esempio di inclusione e di attività dello sport rivolta non solo al risultato ma anche all'impegno sociale e alla condivisione. Gran finale il 12 settembre con il Menea Day. A 40 anni dal mitico record mondiale sui 200 metri del velocista azzurro, si svolgerà nello stadio San Giuseppe di Cassola un evento aperto a grandi e piccoli, che potranno ripercorrere, ognuno con la propria velocità, la mezza pista per raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Menea. Ora notizie dal territorio, iniziamo da Pozzoleone. È ricoverata in ortopedia al San Bortolo di Vicenza la giovane motociclista rimasta ferita nell'incidente avvenuto lunedì a Pozzoleone. La 27enne di Camisano, che si è schiantata con la sua motocicletta contro un camion fra via Bassanese e via Santa Teresa, sembrava sulle prime in condizioni davvero gravissime ed era stata portata in ospedale con l'elisoccorso. Il quadro clinico è migliorato con il passare delle ore. Alla fine la motociclista se la caverà con entrambi i polsi rotti e con una frattura alla gamba destra. La dinamica e le cause del sinistro, come pure eventuali responsabilità, sono al vaglio degli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi di rito. Ora saliamo in altopiano e andiamo a Roana. Torna a Roana da giovedì a domenica il Festival Internazionale dell'Arte di Strada, che porterà 11 spettacolari performance nella località dell'Altopiano e nelle sue frazioni. Il Cucu Festival 2019 porta in scena giocolieri, burattinai, prestigiatori del fuoco, acrobati e comici provenienti dall'Italia, dalla Francia, dalla Svizzera, dalla Finlandia e dall'Argentina, che scenderanno nelle strade e nelle piazze in numerosi spettacoli itineranti per incantare ed emozionare il pubblico. Nei feriali lo show va dal tardo pomeriggio fino a sera, ma sabato e domenica gli spettacoli si terranno per tutta la giornata. Ed eccoci a Cittadella, dove la banca del tempo si gioca sul campo degli orti urbani, un'iniziativa che molte città hanno. Per quanto riguarda la Cittadella, da quest'anno c'è un nuovo progetto. Un orto per il fabbisogno familiare, lotto di terra di circa 60 metri quadri a richiedente. Ce ne sono ancora 6 a disposizione per poterne usufruire. È sufficiente iscriversi all'associazione Banca del Tempo del Cittadellese versando la quota di 15 euro e un'altra quota di 60 euro l'anno per usufruire del terreno già arato e concimato e dell'acqua per annaffiare. Quanto coltivato lo si può portare a casa tranquillamente sapendo ciò che si mangia. Ma l'idea dal prossimo anno è un tantino diversa. È più in linea con quello che è lo spirito della Banca del Tempo in un progetto più articolato chiamato Terra Promessa. L'idea è di fare un orto comunitario dove viene praticamente gestito insieme con delle persone che hanno, diciamo, disabilità intellettiva, insomma, ecco. Ecco, soprattutto giovani. Soprattutto giovani che, diciamo così, non hanno magari tanta pratica, non hanno molta manualità e spesso sono persone che frequentano i centri diurni e quindi sono sempre fra di loro e hanno questa possibilità di stare insieme con le persone. L'idea è proprio quella di riuscire a fornire strumenti e mezzi ai ragazzi, ai pazienti del centro di salute mentale di Cittadella, e in modo da riuscire a risocializzare, a ritornare in società in un modo dignitoso
e valorizzando le loro potenzialità. Ragazzi che non lavorano da tanti anni e non hanno lavorato per motivi di patologie vengono invogliati nel vedere che cresce la roba, cioè è qualcosa di come si può dire, che fa nascere anche, fa germogliare anche in loro la voglia di rifarsi, ecco. La magia della terra ha sempre il suo perché. Questa sera Focus alle 21.15, il talk show con il direttore Luigi Bacialli, gli ospiti sono Sergio Berlato, Federica Pietrogrande, Laura Puppato e Gianluca Schiavon. Ora c'è il meteo, grazie per averci seguito e una buona serata. Porta in tavola la freschezza dei prodotti di Cherubin. Carne salata trentina 19,90 € al chilo. Soppresse chilometro zero suini origine Italia 11,90 € al chilo. Le previsioni per domani. La pressione cala a partire da ovest per l'approfondimento di una blanda circolazione instabile che andrà posizionandosi tra Corsica e regioni del centro Italia. Giornata nuvolosa al nord-est per il frequente passaggio di nuvolosità medio-alta con qualche piovasco possibile a ridosso dei rilievi. Temperature in lieve calo. Venti deboli da nord-est al mattino, poi di brezza. Mare quasi calmo o poco mosso. Per ogni occasione speciale stupisci i tuoi ospiti con i nostri rinfreschi. Panini Mignon 80 centesimi, torte intere 10,90 € al chilo. Cherubin, a Bassano, via Gobbi.